Ho deciso di candidarmi con la forza dei fatti perché sostengo sempre che Francesco Foggia, il consigliere Francesco Foggia, che ha sempre fatto per Costiera e ha questa borgata proprio nel cuore. E quindi ho deciso di sostenerlo proprio per continuare a fare ancora di più per questa nostra bella borgata. Questa sera abbiamo inaugurato il comitato elettorale di Borgata Costiera. Innanzitutto devo ringraziare tutti i presenti, davvero Borgata Costiera ci sono nel cuore, ogni volta me lo dimostrano anche loro con i fatti, che sono parte del grande della mia famiglia, della nostra famiglia, perché Bicio Deodato qui a fianco a me ha deciso di appoggiare questa importante causa di candidarsi al Consiglio Comunale con la forza dei fatti, perché ha riconosciuto che quest'anno, in questi anni, questa forza politica, per come dice qua lo slogan, ha dimostrato di sapere fare tanti fatti. Guardate, a me non piace parlare con il verbo al futuro, faremo, farò. Io uso un verbo al passato, perché abbiamo fatto. Vogliamo continuare a fare e insieme a Bicio Deodato, insieme al candidato Salvatore Quinci, possiamo ancora continuare a fare per questa favolosa borgata. Se noi andiamo indietro di 10 anni, questa borgata era dimenticata dalla politica del passato. Adesso, tutto ad un tratto, sembra che sono tutti innamorati di questa borgata. Però quello che contano poi alla fine sono i fatti. E noi confidiamo nelle coscienze di tutti i cittadini che questa sera ci hanno dato dimostrazione di volerci bene e noi siamo con loro come loro sono anche con noi. L'obiettivo è quello di continuare a lavorare, perché come abbiamo fatto tanto per quanto riguarda con la festa del pane e della pasta, come abbiamo fatto tanto nel recuperare questi scorci importanti come le vie lavatoi, come Pozzo San Giuseppe, come abbiamo fatto anche lavoro importante sulle opere di urbanizzazione per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, come abbiamo fatto recuperare anche come abbiamo realizzato anche il parco giochi per i bambini, è stato recuperato anche il campo di calcetto, è stata recuperata la piazza San Giuseppe, sono state donate 2 importanti sculture, una nella piazza dei lavatoi e un'altra che è realizzata dall'architetto Gerry Bianco, che è la menzione del tempo. Queste sono cose che non si possono cancellare, queste sono cose che comunque sono visibili e che si possono toccare con mano. Adesso dico ai borgheggiani, dobbiamo andare avanti, non ci possiamo fermare. Viva Mazara e viva Borgata Costiera!